Ciao ragazzi, benvenuti al museo per questo viaggio alla scoperta degli animali che anticamente popolavano la pianura padana. Ma prima spostiamoci di qualche chilometro. Siamo lungo le rive del Po, sopra uno dei grandi spiaggioni che si formano lungo le sue sponde. È qui che nasce il museo, perché è qui che vengono ritrovate le testimonianze del passato della pianura padana. Queste antiche testimonianze sono i fossili. I fossili sono resti, tracce e impronte di organismi vissuti in passate epoche geologiche. Ci troviamo sulla sponda destra o sinistra del fiume. Vediamo qual è il metodo per stabilirlo. Innanzitutto dobbiamo metterci nella direzione della corrente. La corrente del fiume va in questo senso, quindi dovrò guardare nella direzione in cui il fiume va verso la sua foce e avrò alle spalle invece la sorgente, le montagne. In questa posizione avrò la sponda destra da quel lato. La sponda sinistra è quella dove mi trovo io. Uno spiaggione, anche detto barra fluviale, è formato da sabbia, come questa, ghiaia e argilla. Ma come si forma? Spieghiamolo con un disegno. Questa è una curva del fiume, detta meandro o ansa. Nella parte esterna del meandro la corrente del fiume è più rapida, mentre nella parte interna la corrente è più lenta. Allora cosa succede? Succede che da questo lato, cioè all'esterno, la corrente ha grande capacità erosiva, quindi toglie del materiale dalla sponda, che viene chiamata quindi sponda in erosione. Questo materiale viene trasportato dall'altro lato. Da questa parte la corrente è debole, quindi non riesce a trasportare il materiale, quindi lo deposita. Quindi da questo lato viene la deposizione del nostro spiaggione, quindi deposizione di sabbia, ghiaia e argilla. Qui ecco quindi che all'interno di ogni meandro si forma uno spiaggione. Che differenza c'è tra ghiaia, sabbia e argilla? La ghiaia è quella costituita dai sassi o clasti più grandi, la sabbia da clasti più fini e l'argilla dai clasti finissimi. Ragazzi, guardate qua che bello strato di argilla si è depositato, è spesso alcuni centimetri. In questo momento il livello del fiume è abbastanza basso, quindi si dice che è in un periodo di magra, ma durante le grandi piene, sopra la mia testa ci sarebbero vari metri d'acqua. È proprio durante queste grandi piene che il fiume scava anche una certa profondità e porta in superficie, togliendoli dal loro strato, i vari fossili che vengono spiaggiati su queste distese immense di sabbia. Sugli spiaggioni possiamo trovare anche resti di vegetali. Questo è un clasto di torba, cioè del materiale vegetale che si è depositato sul fondo di antiche paludi e che fossilizza attraverso il processo della carbonificazione, cioè un graduale arricchimento in carbonio. Lo vediamo così arrotondato perché ha viaggiato per parecchi chilometri. Possiamo trovare anche dei resti di tronchi che potrebbero avere centinaia o migliaia di anni. Per saperlo con precisione, però, bisognerebbe datarli con la tecnica del radiocarbonio o carbonio 14.
La datazione al carbonio 14 viene effettuata in laboratori specializzati. È un metodo valido per reperti che non abbiano più di 50.000 anni. Sarebbe bello avere una macchina del tempo e tornare indietro di millenni per vedere com'era la nostra pianura. Mi sembra che qualcuno mi stia osservando. Purtroppo però la macchina del tempo non esiste. Ma se ci pensiamo bene, i paleontologi hanno una macchina del tempo. Sono i fossili. Bene, ora gambe in spalla e torniamo al museo. Eccoci tornati al museo, ma prima di iniziare la nostra visita diamo un'occhiata al tempo geologico. La Terra si forma circa 4 miliardi e mezzo di anni fa. Se la vita di un uomo fosse lunga come un passo, l'età della Terra sarebbe il giro del mondo a piedi. Per circa un miliardo di anni non c'è vita sulla Terra e i primi organismi molto semplici compaiono intorno a 3 miliardi e mezzo di anni fa, mentre i primi organismi pluricellulari, cioè formati da tante cellule, fanno la loro comparsa poco più di un miliardo di anni fa. Nel Cambriano, 540 milioni di anni fa, inizia una vera e propria esplosione di forme di vita. Nell'Ordoviciano compaiono i primi pesci. Tra il Siluriano e il Devoniano abbiamo le prime piante terrestri. Ma nel Devoniano compaiono anche i primi anfibi, mentre per i primi rettili dovremo aspettare il Carbonifero. I dinosauri invece compaiono nel Triassico, ma nel Triassico compaiono anche i primi mammiferi. Per i primi uccelli invece dovremo aspettare il Giurassico. Gli uccelli sono i discendenti diretti dei dinosauri. E l'uomo quando compare? Compare molto tempo dopo, mi devo alzare in piedi, perché l'uomo, i primi rappresentanti del genere Homo, compaiono nel Pleistocene, circa 2 milioni di anni fa. Homo sapiens invece compare 200.000 anni fa. I fossili del Po dove li collochiamo? Li collochiamo nell'ultimo periodo, tra la fine del Pleistocene medio, il Pleistocene superiore e l'Olocene. Adesso iniziamo la visita del museo. Questo pannello ci permette di scoprire cosa c'è sotto al fiume. Una serie di strati di sabbia, ghiaia e argilla che si sono depositati in quasi un milione di anni. Se noi facessimo un buco molto profondo, oltre 300 metri, incontreremmo degli strati marini che contengono fossili completamente diversi dai fossili del Po. Per esempio, troveremmo delle conchiglie di molluschi marini, denti di squali, altre conchiglie marine, o addirittura scheletri di cetacei. Questo significa che molto tempo fa non c'era la pianura padana, ma c'era un mare, un golfo chiamato Golfo Padano. Questo fino a poco meno di un milione di anni fa. E poi cosa è successo? È successo che il fiume Po ha trasportato dalle montagne moltissimi sedimenti, il fiume Po e i suoi affluenti, e pian piano, con le sue alluvioni, ha riempito il mare di sabbia, ghiaia
e argilla. E pian piano questi strati si sono accumulati e in questi strati si trovano dei fossili animali che ci danno indicazioni sui cambiamenti climatici. Quindi avremo specie di clima più caldo, possono essere gli rinoceronti, gli ippopotami o gli elefanti, oppure resti di specie di clima freddo, quindi di era glaciale. Durante l'era glaciale, il livello del mare era molto più basso. Il fiume Po era lungo il doppio di oggi, ed arrivava fino all'attuale città di Ancona. Come il bisonte delle steppe, il cervo gigante, il mammut, il rinoceronte lanoso, l'alce, che però non si è estinta, ma vive solo nelle zone più fredde del nord Europa e della Nord America, l'uro, anche detto bue primigenio, che si è estinto circa 500 anni fa, quindi ha vissuto anche ben oltre l'era glaciale, e l'orso bruno, anche questa è una specie che non si è estinta, ma non vive più in pianura padana. Negli strati più alti, invece, avremo specie più recenti, per esempio il maiale, che è già una specie allevata dall'uomo, il bue, anche questo allevato dall'uomo, il cavallo e anche il castoro, che è una specie che si è estinta in pianura padana circa 500 anni fa. Una specie che era già presente però anche in era glaciale. Scopriamo alcuni dei reperti esposti nel museo. Vi presento Paus, la star del museo. L'osso frontale di un uomo di Neanderthal, trovato nella zona di Spinadesco nel 2009. Con l'aiuto di questi due modelli di crani, scopriamo le differenze tra Homo sapiens e Homo neanderthalensis. L'uomo di Neanderthal aveva un cranio allungato, con una fronte sfuggente all'indietro e complessivamente con la forma di un pallone da rugby. Homo sapiens invece ha un cranio più corto e alto, guardate che fronte alta ha Homo sapiens, e complessivamente la forma di un pallone da calcio. Se osserviamo i due crani frontalmente, vediamo che in Homo neanderthalensis la cavità nasale e le cavità degli occhi erano più grandi. Inoltre vediamo questo rinforzo osseo che non c'è nell'Homo sapiens, un rinforzo osseo che si chiama toro sopraorbitario, ma anche nella mandibola ci sono delle differenze. La mandibola di Homo sapiens ha il mento. La mandibola dell'uomo di Neanderthal non ha il mento. Questo è il cranio di un rinoceronte di Merck, una specie vissuta fino a circa 130.000 anni fa. Questo che vedete è il cranio meglio conservato d'Europa, quindi un reperto molto importante. Era un rinoceronte brucatore, cioè mangiava germogli e foglie dagli alberi e dai cespugli, a differenza invece dei rinoceronti attuali che mangiano erba. Non ha i corni, come mai? Era un rinoceronte privo di corni? No, semplicemente i corni sono fatti di un materiale che non fossilizza. Infatti sono fatti di cheratina, lo stesso materiale delle nostre unghie. Questo è il gigantesco femore di un elefante antico, una specie vissuta prima dell'era glaciale. Pensate che è alto 1,32 m. Un animale veramente
imponente. Ed eccovi il cranio del bisonte delle steppe. Un bisonte molto grande, più grande dei bisonti attuali, molto comune nel nostro territorio durante l'era glaciale. Di reperti di bisonte delle steppe se ne trovano molti. Perché? Perché di questi animali ce ne erano tantissimi nella nostra pianura e perché hanno delle ossa molto grandi e robuste, quindi si conservano meglio. Questa è la ricostruzione di un cranio di mammut lanoso. Anche questa è una specie diffusa nel nostro territorio durante l'era glaciale. La cosa che possiamo notare facilmente sono le zanne ricurve, quindi molto diverse da quelle degli elefanti attuali, che invece sono dritte. Le sue dimensioni erano leggermente inferiori a quelle di un elefante africano attuale. Questo molare di mammut pesa 2 kg. Questa è la ricostruzione di un cervo gigante, o un megalocero, un animale alto quasi 2 metri alla spalla e con un palmo di corna di oltre 3 metri. Era sicuramente una specie di ambienti aperti. Con questi palchi non poteva vivere in una foresta. Il cervo rosso o cervo nobile. I palchi di corda dei cervi sono abbastanza comuni tra i fossili del Po. La cosa eccezionale di questo reperto però è aver trovati ancora attaccati al cranio. Ora diamo uno sguardo alla sala dei carnivori. In passato, in pianura padana, vivevano lupi, leoni delle caverne, iene, leopardi e orsi bruni. Eccovi i loro rarissimi fossili. Il lupo. Il leone delle caverne. Il leopardo. La iena. L'orso bruno. Concludiamo la nostra visita con la sala dell'evoluzione umana. Grazie a questo pannello possiamo ricostruire le tappe principali dell'evoluzione dell'uomo. Alla base dell'albero, che sarebbe meglio chiamare cespuglio perché in realtà tantissimi rami e fusti, che qui però sono semplificati, insieme alla base dell'albero abbiamo gli australopitici, come l'ussi, che sono tra i primi esseri bipedi, cioè in grado di camminare su 2 piedi. Dagli australopiteci, da varie specie di australopiteci, si originano altre specie, ad esempio i paranti, anche detti australopiteci robusti. Homo habilis, il primo appartenente al genere Homo. Poi Homo ergaster, specie molto importante perché è sul nostro ramo evolutivo. Infatti da Homo ergaster si originerà Homo erectus, che poi si diffonde in Asia e in Europa, ma non dà origine ad altre specie. E sempre da Homo ergaster si origina Homo heidelbergensis, che invece è una specie importantissima, perché da lui deriveranno le ultime due specie. In Europa, dove il clima era rigido, freddo, si origina Homo neanderthalensis. In Africa invece, da una piccola popolazione di Heidelbergensis, si originerà Homo sapiens. E da quel momento Homo sapiens allargherà sempre di più il suo areale, quindi uscirà dall'Africa, colonizzerà
L'Asia, l'Europa e poi le Americhe, l'Australia, praticamente tutto il mondo, fino a diventare la specie costituita da 7 miliardi di individui di oggi. Ragazzi, una cosa molto importante. Se qualcuno trova un fossile casualmente lungo le rive del Po, non può tenerselo, ma deve segnalarlo più presto a un'autorità competente oppure portarlo in un museo dove degli esperti lo esaminano, lo valutano e poi lo segnalano alla soprintendenza. Tutti i fossili sono italiani, sono proprietà dello Stato. Spero che questo video vi sia piaciuto e vi aspetto al museo per fare nuove scoperte non appena sarà possibile. Ciao a tutti! Questi sassi levigati sono ottimi da lanciare nell'acqua. Ragazzi, guardate qua. Ragazzi, guardate qua che bello strato di argilla. Infatti, se noi proviamo a togliere l'argilla, vedremo che al di sotto c'è la sabbia. E al di sotto mi sembra che qualcuno mi stia osservando. Guardate, sono già.